I take them for myself. I am covered in guilt, but it's not my own. And there isn't any reason for me. Sono Davo Simon Seff, dall'88 che sono qui in Italia. 12 anni che vivo qui a Ferrara, sono venuto qui in Italia per motivo di studio. E praticamente arrivando a Fiumicino ho trovato dei miei paesani, mi hanno consigliato di andare a Napoli. Perché Napoli? Perché a Napoli ci sono i campi di pomodoro e piano piano ho fatto conoscenza con della gente che lavorano lì, sono tunisini, marocchini, algerini e poi anche egiziani. Dopo una giornata di lavoro facciamo il nostro rientro alla base. La nostra base sarebbe il ponte dove passavamo la notte. Ognuno di noi di solito va a cercare la ricerca di qualche cartoncino, di qualche qualcosa così buttato da lontano per metterle per terra, per tenere diciamo dal freddo. Poi sotto questi ponti si sta molto bene, anche se sappiamo che c'è il rischio di avere qualche rischio di notte, solo che noi non avevamo mai pensato alla paura, non abbiamo mai pensato a qualcosa di brutto che può succedere dal momento all'altro. Il bello è che geograficamente ci dividiamo, i tunisini vanno con i tunisini, i marocchini vanno con i marocchini, gli algerini vanno con i algerini. Gli algerini hanno il loro ponte, i tunisini hanno altrettanto il loro ponte, i marocchini hanno il loro ponte. Dopo una settimana d'avventura in mezzo ai campi di pomodori e tabacchi, è arrivato una mattina un signore di nome Felice, mi ha caricato sulla sua macchina e mi ha portato a Ciciano, in periferia di Napoli, per raccogliere frutte secche. E mi ha portato in una casa, praticamente il mio nuovo grand hotel, rispetto al ponte dove dormivo prima. Era una casa abbandonata, con due finestre, una porta, senza acqua, senza luce, senza gas. Però rispetto a quello che avevo prima, mi sentivo veramente in un albergo 5 stelle. Hail to all of us. Hail to all of us down here. E sono rimasto lì da solo. Mangiavo solo pane e latte perché non avevo il gas, non avevo la luce, non avevo l'acqua. E per farmi la doccia avevo un secchio, andavo fuori, c'era un rubinetto vicino a casa mia, andavo lì a riempire l'acqua, poi tornavo a casa di nascosto, facevo il bagno là dentro. Ma poi all'epoca avevo paura anche addirittura di vigili urbani, perché ero clandestino, ero l'unico cittadino straniero in quel paesino lì, piccolino e perso nella campagna. E di casa non uscivo quasi mai. Solo che un giorno tornavo a casa piano piano, come tutte le mattine, ho sentito un rombo, ho sentito un rumore, ho guardato, vedo una ho visto un super ruspa che sta distruggendo la mia casa. La mia casa li stanno buttando giù. Sono rimasto fermo, immobile, guardavo avanti e indietro, mi sono passate davanti ai miei occhi 100.000 domande. Cosa faccio? Dove vado? Cosa hanno fatto? Ma perché non mi hanno avvisato? Finalmente sono rovinato. Sono rovinato. E senza avere spiegazioni, senza niente, sono rimasto lì a guardare quelle scene terribili e drammatiche, perché è veramente il mio futuro è dentro quella casa lì. Non ero preoccupato per i miei beni che ci sono dentro, perché sono due camicie, un pantalone, una scarpa, non avevo tante cose. Allora, a un certo punto, vedo la macchina del signor Felice che arrivava da lontano. Ehi, Mosè, 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 Mosè. Ho detto, signor Felice, ma cos'è successo? Ma perché non mi hai avvisato? Ma perché non mi hai detto niente? Ma non vedi che stanno buttando la casa? Dove vado a dormire? E lui, con due o tre parole, mi ha scaricato. Mi ha detto, vai da Felicetta. Sono andato da questa signorina Felicetta, che è una bravissima ragazza napoletana, la mia vicina di casa, e lei mi ha offerto una casa abbandonata. Sembra abbandonata, però per me sembra un castello. Thank you.
spent a little time in Montreal with a fire in the sun. Dopo 2 anni di lavoro a Napoli ho deciso di andare a nord. Arrivando a Bologna si propone di nuovo il problema della casa. Allora cosa ho fatto? Sono andato alla ricerca dei miei paesani dove dormono. Ho saputo che dormono in via Guelfa, in periferia di Bologna. C'è una casa, c'è una scuola abbandonata e lì ci sono tutti. Dormivo in mezzo a loro per terra. E poi la mattina mi alzavo, andavo alla ricerca del lavoro e la sera, quando faccio il mio rientro, torno in via Guelfa alla scuola a dormire con gli altri. Un giorno sono andato a casa Lecchio di Reno, ho visto un cartello, cercasi cameriere. Mi sono fermato, mi sono avvicinato e sono andato dentro. Ho chiesto: signore, avete bisogno di un cameriere? Sì, se sei bravo, vieni a lavorare. Allora, il giorno dopo mi sono presentato, ho fatto la prova, è andata abbastanza bene, allora lui mi ha preso. Lui ha visto la mia situazione, allora mi ha dato una camera dell'albergo. Dopo 2 anni sono andato a Tunisi. Nel mio rientro, lui mi ha comunicato, purtroppo, che devo lasciare quella camera lì perché gli serve a lui per i clienti. E di nuovo mi sono trovato fuori alla ricerca di nuovo la casa. Posso sicuro che ho trovato praticamente la stazione di Bologna, la piazzale ovest della stazione di Bologna. Andavo lì verso 1 di mattina circa, dopo che si calma un pochettino il traffico nei binari, e poi prendo 2 o 3 cartoncini, poi li mettevo per terra. C'era un albero piccolino, li dormivo sotto. Poi la mattina verso le 6, quando comincia di nuovo il movimento, mi alzavo, poi andavo a lavorare. Dopo una settimana di sofferenze che l'ho passata presso la stazione di Bologna e dormivo fuori, mio carissimo amico è riuscito a trovarmi un posto letto insieme con lui nell'appartamento dove abita. Ogni posto letto costa 400.000 lira. E questa signora ci vieta di usare la cucina, ci vieta di usare qualsiasi cosa, di invitare qualunque in casa nostra lì. Abbiamo un bagno unico che è per 12 persone circa. Nel 93 mi sono trasferito qui a Ferrara, solo che mi sono trovato di nuovo con il problema della casa. Mi hanno consigliato di andare in via Benvenuto Tisi da Garofalo, che c'è il centro d'accoglienza gestito dal comune. Mi sono rivolto da loro. Gotta pick up arms and fight for what you believe is right. Mi hanno dato un posto letto insieme con gli altri, eravamo quasi quarantina e cinquantina circa. Perché? Perché ci sono 4 camere da letto grandi e una camera piccolina. Ogni camera grande ci sono quasi 10 letti, ogni letto costa 300.000 lire, il comune lo sa anche queste cose qui. E noi abbiamo combattuto tanto per darci una vita migliore, una casa migliore, cioè per aiutarci a uscire da quel centro di accoglienza, e invece i risultati sono stati sempre negativi. Non si può neanche vivere dentro perché è sporco, brutto, vecchio, l'acqua arriva con fatica, la luce salta sempre. Sono rimasto lì per 2 anni, poi dopo ho avuto la fortuna di trovare una casa e di lì ho cominciato a abitare anch'io negli appartamenti come tanti. Qui al grattacielo vivo da circa 2 anni, mi trovo molto molto bene, vivo con 3 ragazzi ferraresi. Questo qui vuol dire che si può integrare bene. Take them for myself. I am covered in guilt, but it's not.